doppia intervista allora con il libero Elena Rolando e con il nostro vice Davide Cardinali. Elena, intanto un commento su questa vittoria. Intanto ciao a tutti. Ciao Elena. Un commento caldo allora, i primi due set. Caldissimo. Molto bene, abbiamo imposto il nostro gioco, secondo me il terzo invece abbiamo iniziato con un gap di 6 o 7 punti e siamo proprio riuscite a imporre il nostro gioco, quindi bene così. David? Allora, i primi due set noi abbiamo giocato una non gran ripetere partita, quello che dici. Abbiamo giocato una gran partita, secondo me. Abbiamo fatto molto bene quello che proviamo in settimana, quello che abbiamo provato in settimana, che abbiamo fatto in settimana. Nell'ultimo set loro hanno sbagliato molto di meno e hanno veramente giocato bene, hanno forzato molto. Quindi merito nostro. Merito bel recupero. Nostro di averlo vinto, ma merito loro comunque, certo, di averci, certo, messo in grossa difficoltà. E abbiamo dovuto veramente tirar fuori tutto quello che avevamo e l'abbiamo voluto vincere perché molte difese, molti scambi lunghi ci abbiamo creduto e brava anche a lei. Elena, è un bel momento, dai, 4 vittorie di fila, sì. 11 punti su 12, Sì, questi 3 punti come tutti gli altri ci servono come il pane, ma adesso domenica abbiamo un'altra partita importante, quindi testa domenica. Testa domenica perché credo sia importantissimo davvero, sì, questa partita in casa, vero, contro Montale. Contro Montale in casa, e anche lì venite numerosi a sostenerci che abbiamo bisogno di voi. Elenina e le compagne hanno bisogno. Sì. Complimenti Elena, comunque per le recenti prove, perché anche domenica hai fatto una bellissima, grazie, partita. Complimenti Elena. Grazie. Ciao Davide. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.